po' di tempo fa ho fatto un video che vi metto qua, no, qua sopra delle schede, in cui spiegavo un po' come si può fare delle riprese di noi stessi quando siamo da soli, quando non abbiamo nessuno che ci riprende, per poi dopo riguardarci e migliorarci su quelle cose che possiamo vedere da soli che già non vanno bene. Sapete, no? Che vederci dall'esterno ci dà un grande aiuto, perché abbiamo una prospettiva completamente diversa e perché in quel momento lì non dobbiamo pensare al cavallo, all'attrezzatura che abbiamo a mano, ma guardiamo esclusivamente la persona che sta facendo l'esercizio, che in questo caso siamo noi stessi. La cosa che noi possiamo fare, come spiegavo nell'altro video, no, è mettere da qualche parte una telecamera fissa, il nostro telefono va benissimo, e noi però a quel punto ci dobbiamo muovere in uno spazio ristretto in modo che rientriamo sempre nel raggio di azione della nostra telecamera. La cosa che possiamo fare in uno step successivo è quello invece di utilizzare un attrezzo che possa far sì che il nostro telefono ci insegua nel mentre che noi ci muoviamo, ok? Siccome sapete, sicuramente chi mi segue di voi sa che ho un servizio di distance coaching, ok? In cui le persone fanno le lezioni a distanza con me, quindi poi dopo mi mandano dei video, io li correggo, io li rimando, facciamo lezioni teoriche e poi dopo riguardiamo video insieme, eccetera. Era nata l'esigenza di poter avere una visualizzazione migliore anche quando la persona deve fare delle cose da sella, per cui si sposta molto all'interno del campo, perché fin tanto che sto in un raggio di 15 metri, ma anche meno, posso riprendermi con il telefono. Ma altrimenti, se voglio riprendermi col telefono e stare in uno spazio più grande a fare esercizi, devo mettere il telefono troppo lontano, e a quel punto lì diventiamo delle puntine microscopiche che assomigliamo a delle formichine e non si vede più niente, non si riesce a capire bene cosa che stavamo facendo. Ci viene in aiuto in questo la tecnologia, cioè hanno inventato degli attrezzi, ce ne sono di vari tipi, io ne ho provato uno per voi e poi anche perché mi sembrava utile anche per noi quando facciamo le riprese. Sicuramente chi mi segue ha già visto dei video dove ci sono delle riprese che sono state fatte dalla Simona, altre che sono state fatte da me, altre che sono state fatte dalla telecamera che portavo indosso e altre che venivano fatte appunto da questo attrezzo esterno che inseguiva il cavallo e vi permetteva di vederlo da un'altra prospettiva. Questo aggeggio si chiama Pivo e ve lo voglio far vedere oggi perché secondo me è una cosa che può essere interessante per tanti. Poi ripeto, ce ne sono diversi in commercio, questo qui è secondo me quello che costa meno e nello stesso tempo è quello che più o meno soddisfa le esigenze medie di tutti noi. E si chiama, appunto, come dicevo, si chiama Pivo, ne fanno diverse versioni. Questa è la versione fatta apposta per l'equitazione, per chi va a cavallo. Perché? Perché ha un motore potenziato e quindi è più veloce. Che significa questo? Significa che io posso mettere questo aggeggio qua da qualche parte, ad esempio lo posso mettere su un barile o anche su un treppiede. Se c'è un treppiede, quelli fotografici, va benissimo perché c'ha qua l'innesto standard. E cosa faccio a questo punto? Prendo il telefono e lo appoggio qua, così. C'è una vite qua dietro che mi permette di stringerlo in modo da tenerlo perfettamente in posizione. Poi c'è un'applicazione che va lanciata e che si connette via Bluetooth al pivo. E questo insegue il cavallo. Vedete? Fa così. Vi faccio vedere anche dei video dove si vede proprio che la ripresa si muove insieme al cavallo. Lo potete riconoscere abbastanza bene perché non ha un movimento fluido e speciale come ci può avere magari la mano di una professionista come potrebbe essere la Simona o anche di chi ha un gimbal, che sono quegli aggeggi tipo Steadicam per intendersi, che sono degli attrezzi, dei bilancieri che possono essere elettronici o meccanici, che permettano di
rendere i movimenti molto più fluidi. Noi non ci interessa, nel nostro ambito basta di vedere il cavallo e la persona sopra cosa fa e vediamo cos'è che andiamo a sbagliare. Ci sono varie velocità comunque da mettere, per cui se mettete quella più veloce vedete che si muove a scatti, cioè quando voi state per uscire dall'inquadratura si muove un po' a scatti, mentre se mettete una velocità più lenta riesce comunque a inseguirvi, però si muove più lentamente, può essere un movimento più carino. È ovvio che più sono vicino al pivot e mi muovo velocemente, mettiamo che sto facendo un circolo al trotto, se vengo molto vicino al barile dove ci ho messo sopra il pivot, è ovvio che lì è facile che esca fuori dalla sua inquadratura, in quel caso lì ci perde in sostanza. Si può impostare l'applicazione in due maniere, cioè o che se vi perde si ferma, oppure che se vi perde comincia a girare intorno e a cercarvi e appena vi ritrova vi ricollega, vi riattacca e vi ricomincia a seguire. Secondo me è ben fatto, voi sapete che io in passato ho lavorato per tanti anni nell'informatica e quindi vi posso dare un parere anche da quel punto di vista lì. Secondo me è ben fatto, ovviamente c'ha i suoi difettini come tutti gli attrezzi quando escano e sono abbastanza nuovi, però per quello che ci serve a noi è abbastanza utile. Io l'ho adoperato, come vi ho già detto, lo sta adoperando anche un mio studente che facciamo distance coaching, e la cosa carina è che proprio per il distance coaching è l'ideale, perché ha la possibilità attraverso una sua applicazione di fare tipo zoom, ok? E quindi praticamente io che sono da quest'altra parte vedo voi che siete sul cavallo ripresi dal pivot e posso parlare, e voi chiaramente se in quel momento lì che siete sul cavallo avete un paio di auricolari Bluetooth potete anche sentire cosa vi sto dicendo, quindi diventa proprio una lezione, come se fossi lì, quasi come se fossi lì, perché non posso prendere il vostro cavallo magari e farvi vedere qualcosa se sbagliate, però è abbastanza simile a essere lì e torna molto bene quando magari si deve montare, si deve fare delle cose da sella, che allora l'immediatezza della correzione ci può aiutare molto a capire quel problema, come poterlo risolvere, il nostro assetto, come poterlo migliorare. Mi sembra di avervi detto tutto. Secondo me merita averlo, per se uno ha la possibilità di avere un campettino magari a casa, avere un po' di struttura e si diverte un po' da solo per correggersi nelle cose che può vedere, secondo me può essere interessante. Ovviamente va bene anche per chi c'ha il cavallo al maneggio e chiaramente se siete in 4 o 5 che montate contemporaneamente, il pivot riconosce un cavallo, non è che sa che è il vostro perché è colorato oppure perché è basso oppure perché è alto oppure è basso, quello è il primo cavallo che gli entra nel mezzo, lo segue, quindi è possibile che si sbagli se siete in diversi che montate in quel momento lì, però trovare un momento in cui non c'è nessuno, vi fate il vostro video e poi dopo ve lo riguardate, magari vi hanno un video di 20 minuti, prendete solamente il pezzettino che vi interessa, però è sempre un aiuto. Questo qui, nel momento che io sto facendo questo video, costa, che siamo a febbraio 2021, costa, se non ricordo male, intorno a 160 euro. Poi, vabbè, diciamo, se uno ci aggiunge degli attrezzi in più, no? C'è un supporto per il telefono che lo alza, oppure ci si può mettere un action cam sopra, è chiaro che poi il prezzo cambia. Però, comunque, ve lo lascio in descrizione, se volete cliccarci sopra, andate poi sul sito e vi guardate un pochino quello che vi pare a voi, se avete intenzione di prenderlo. Questa è la versione per equitazione, ricordatevi, la versione per equitazione è meglio perché c'ha il motore più potente e quindi se mettete la velocità di inseguimento più alta la sostiene e riesce a seguirvi anche se fate andature importanti come potete fare il trotto e il galoppo a distanza più ravvicinata, non troppo vicina, non ce la fa comunque, però a un 10-15 metri ce la fa a seguirvi senza grossi problemi. Non mi sembra che ci sia altro da dire. Un po' di tempo fa ho fatto un video che vi metto, no qua sopra, ma qua sopra, in cui chiedevo di inviarmi dei video e per fare poi dopo delle correzioni pubbliche, ok? In cui io prendo il video che mi avete mandato, lo correggo e lo analizzo insieme a voi in un video successivo.
Non mi è arrivato ancora nessun video, il che è normale perché abbiamo tutti paura di farci vedere, ok? Abbiamo paura dei commenti che possano farci o dire visto lì hai sbagliato, io non avrei sbagliato. Ma ragazzi, dovete pensare che è normale sbagliare, eh? Tutti si sbaglia. Avete visto quante volte io vi faccio vedere le cose come mi vengono in campo con i cavalli che ho sotto mano, anche puledri sdomi, proprio per farvi vedere che sbagliare è normale. Sbagliare è normale, si sbaglia tutti, se non si sbaglia non si impara. La cosa importante è cercare di capire i nostri errori e quando non siamo in grado di capirli da soli, farci aiutare per capire i nostri errori, migliorare e andare avanti. Non c'è mal di nulla a farsi vedere in un video che facciamo degli errori. Primo, perché da quel video ne traggo dei vantaggi, perché se c'è qualcuno che me li corregge, gli stessi errori non li farò. E secondo, perché è una cosa normalissima e sto praticamente sviluppando me stesso, ok? Mi dispiace che ancora non mi abbiate mandato nessun video, perché significa che avete paura di farvi vedere in video, ok? Non c'è nessun problema a farsi vedere in video, anzi, ripeto, si sbaglia tutti. Pet sbaglia, ha fatto degli show dove ha sbagliato a usare lo stick, gli è cascato lo stick, a uno show andando indietro prese in pieno una pedana e casco in terra. Ragazzi, si sbaglia, cioè, questa non è un film dove si prende, ok, allora se non viene bene una cosa si rifà. No, la vita non è un film, nella vita si sbaglia tutti e è bene prendere in esame i nostri errori, correggerli e andare avanti per il nostro bene e per il bene del nostro cavallo. Se vi va, mandatemi qualche video e facciamo questo esperimento insieme. Se non vi va, non me li mandate, non è un problema. Se volete usufruire delle lezioni private perché volete andare avanti ma non volete mettere video pubblici, ho un servizio di distance coaching, vi potete sbizzarrire con quello. Spero che anche questo video vi abbia dato qualche informazione in più rispetto a quello che avevate per come poter migliorare voi stessi senza magari dovervi spostare, perché oggigiorno non è una cosa del tutto semplice. E noi ci vediamo al prossimo video. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul.